something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going troia, quel testa di cazzo che sempre in ritardo, oddio. Ma porca troia, oh. Ma è da quando andavo a scuola che non mi svegliavo a queste ore. Lavoro di merda, oh. Ma che ore sono? Le 11:40. L'avevo detto io, lavoro di merda. Ma alla fine dove sei stato? Io sono andato a Londra. Dove? Londra, presente te, nebbia, Big Bang, cibo di merda, tempo peggio, Mary Scassapalle, Poppins, Londra. Ma è che le facciano fare a me queste cose, Lavoro di merda. E la Torre Eiffel com'era? Torre Eiffel? Non era a Parigi che quella? Sì, ma è andata talmente bene che ne hanno aperto una anche là. È la roba? Sì. Eccola qua. Direttamente dalla via puro Brioschi Express. Porca troia, guarda, questa roba qui non si trova mica in giro. Non puoi dire. Mamma mia. Che spono merda, però siamo in ritardo. Città di merda. Dovrebbero darci un premio per queste cose, altro che. Però se volevi gli applausi dovevi andare al circo. Dai, partiamo. Black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. Black coffins. I need 100 black coffins. Black coffins. Oh Lord. Black coffins. Ragazzi, scusate, vado un attimo a disciplinarmi il naso. Black coffin, I need 100 black coffin. Black coffin. Ho detto cazzo, che botta. Che botta, cazzo. Ma porca di quella puttana, è mai possibile che tutta la città, anzi tutta la regione, parli di questo cazzo di brioschi e noi no? Noi non ci interessiamo di questo, anzi tu non dovresti interessartene. Ripetimi un po' cosa sei detto tu, moda e costume mi sembra. Sì. Ecco, allora resta nel tuo campo e finisci quell'articolo, lo smalto dell'estate 2013. Quello sì che era interessante. E smettila di rompere i coglioni con questo cazzo di brioschi. Sarà un'invenzione, come al solito. Oi Ruben, ho bisogno di un favore. Mi devi dare una mano. Devo fare quell'articolo. Dai, l'ultima volta, in onore dei vecchi tempi. Ti prego.
Non me ne frega un cazzo, tu mi devi dare una mano, devo fare quest'ultimo articolo. Dai, poi basta, è l'ultima cosa, poi me ne tiro fuori. Vabbè, vaffanculo Ruben allora. Il Pulitzer poi me lo prendo io, vaffanculo. Cazzo, dobbiamo toglierci dai piedi quel giornalista bastardo. Allora, io ho messo su tutta questa cosa e non lascerò che un imbecille come te, perché non sa tenere le bocche chiuse ai suoi dipendenti, mandi tutto a puttane. Io sto facendo quello che posso. Vedrai che facendo passare un po' di tempo le acque si calmeranno. No, no, forse non mi hai capito bene. Allora, stammi a sentire. Io la produco, quei due idioti la vendono, tu devi fare solamente una cosa, evitare che queste cose si sappiano in giro. Allora, ti faccio un esempio che può capire anche un cretino come te. Vedi questa chitarra? Senti. Sentito? Per una fottutissima corda che non funziona, il suono di questa chitarra va a puttane. E così, per uno stronzo che non sa fare il suo lavoro, il mio geniale lavoro va a puttane. Ma ormai si sta spargendo per la città la notizia che qualcuno ha scoperto tutto sul Brioschi e sta vendendo la notizia. Sì, lo so, questo è vero. E allora, lasciamo fare quei due, vediamo se tra una cazzata e l'altra riescono a fare qualcosa di buono e a trovare qualcuno per fare quel lavoro. Ok, dai, va bene così. Allora, voglio che tu sia una corda della mia bellissima chitarra, non scordarti. Salve, lei il killer? Buongiorno. Buongiorno. Come la possiamo chiamare? Chiamatevi killer. Non ha qualcosa di meno esplicito? Oh, grazie. Magari per non farci capire da tutti. Beh, i miei amici, a dire la verità, anche loro mi chiamano killer. Voi potreste chiamarmi killer lo stesso. Ma se qualcuno capisse? Potreste sempre dire che siete miei amici? Sì, mi sembra logico. Vabbè. Questi non hanno il formaggio, vero? Perché mi si gonfia, sono allergico, mi si gonfia la gola, ho un shock anafilattico. No, no, non hanno il formaggio, comunque questo è lui. Omicidio pulito o volete mandargli un messaggio? Che tipo di messaggio possiamo mandargli? Non so, gli tagliamo un dito, gli bruciamo la casa, gli bruciamo la macchina, gli rapiamo il cane. Ha un cavallo, gli mettiamo la testa del cavallo nel letto. Gran film quello. Siete sicuri che non abbiano formaggio questo, no? No, no, non dovrebbero avere formaggio. Ma la storia dei messaggi non ci convince. Quant'è che costerebbe invece un omicidio pulito? No, perché noi non saremmo disposti a spendere più di 10.000 euro. Cosa? Cioè, ragazzi, me ne cano di più la sera quando mi tolgo le braghe. Minimo 30.000. Porca troia. Non so, vabbè, cioè a questo punto ci sentiamo qualcun altro, se magari ce lo può fare a meno. No, fermi. Facciamo 2.000 e chiudiamola lì. Ah, 2.000. Beh, il cambiamento è stato sostanziale. 2.000, va bene. Va bene. Ottimo, perfetto. Direi, fare fatto. Beh, fare fatto. Fare fatto, signori. Un piacere. Vado a farmi una corsetta. Sì, chi è? Pizza a casa. Mi spiace, non ho ordinato nessuna pizza. C'è posta? Non ricevo mai posta, mi spiace. La lavanderia, abbiamo i suoi pantaloni. Ah, no, finalmente, prego, salga pure, secondo piano. Bello lo stile qua. Cos'è? Feng Shui? Sì, esatto. Vedi, tutti i colori, tutti i mobili hanno assonanze con i cinque elementi. La parte più a sud è quella più esposta al sole, quindi con più calore. Sono praticamente ossessionato da questo stile. Sì, vedo, mi piace molto, dire la verità. Chiariamo prima di tutto perché sono qui. Io mi hanno pagato per ucciderti, però mi hai trovato in una giornata particolare. Mettiamola così. Lancio una moneta.
lancio una moneta e se esce testa tu muori, se invece esce croce rimani vivo e mi dai qualche consiglio per arredare la mia casa secondo lo stile Feng Shui, d'accordo? Cazzo l'ho messa, ce l'avevo prima, porca troia. Ah cazzo, ho preso un doppio cheeseburger al Mac, ho finito le monete, porca troia. No ma aspetta, mi ricordavo fosse un cheese normale. Se quello stronzo mi ha fatto pagare di più, gli spacco il culo. Allora, non è che mi presteresti tu una moneta? Sì, certo. Tranquillo, dopo te la restituisco. O vivi o muori. Yourself.